Siamo nel 2023, quasi 2024, e in questi giorni stanno succedendo un po' di casini in Italia, inerenti a patriarcato, omicidi e molto altro. Ma questo è un argomento un po' delicato da toccare, che potrebbe scaturire rabbia se solo si mette una virgola di troppo. Ma, grazie a tale avvenimento, si ricomincia di nuovo a mettere le mani nel cappello del mago e tirare fuori una scusa per non prendersi la responsabilità. E signori e signore, ecco voi che ritirano fuori il vecchio coniglio. La colpa della violenza è per via dei videogiochi violenti e dei film. Oh shit, here we go again. Cambia il periodo, ma la mentalità dei giornalisti e delle persone adulte in Italia non cambia. Ma perché la gente non ha ancora imparato? Perché continua questa crociata contro un media che non crea problemi, ma anzi li attutisce? Ti ho mai detto qual è la definizione di follia? Molta gente tra politici e giornalisti chiedono di togliere i videogiochi perché una delle più grandi cause dei problemi inerenti alla violenza giovanile, non sapendo che in realtà senza di essi sarebbe come togliere il tappo a una diga che arriverebbe a creare non pochi problemi alla società. Nel mondo, ma soprattutto in Italia, molti giovani devono combattere problemi di ogni tipo: bullismo, segregazione per le proprie idee o piaceri emotivi, problemi in famiglia, stress scolastico o lavorativo, società contorta, giornali o telegiornali con sempre e solo notizie negative e, dulcis in fundo, monotonia. I videogiochi, film, telefilm e cartoni non sono la causa di questi, ma anzi sono la soluzione per non far impazzire le persone. Se voglio togliere questi media, diciamo solo che è come togliere la spoletta a una granata e lanciarla via, mettendo la granata in tasca. Ma poi è normale che alla più piccola azione quella granata esplode. Avete tolto la sicura? I problemi sono altro, cioè quelli che ho citato prima, e bisogna risolvere quelli, non togliere la soluzione che frena la gente a diventare dei serial killer che, Dahmer, spostati. Ed invece no, dopo anni continuano a puntare il dito, a mettere in giro falsità e creare non pochi problemi, dicendo che la colpa è dei media violenti che vanno tolti per arginare il tutto. Sapete che vi dico? Ci provino a fare ciò. Abbiamo provato più volte a far capire che questo mondo non è pericoloso e non lo hanno capito, quindi provino a togliere anche solo uno di questi media. Sarà divertente vedere la faccia di chi diceva che questa era la soluzione migliore, mentre tutto si sgretola. Noi giovani abbiamo avvertito non so quante volte sulla questione, abbiamo tentato di sensibilizzare, ma nulla. Quindi, che altre soluzioni abbiamo? L'unica è mostrare cosa succede se l'unico baluardo di felicità ci viene tolto. Così capiranno che il problema non è mai stato quello, ma è sempre stata la società stessa.